Dopo Fontana Rossa, ancora l'Irpinia Solidale, protagonista dell'accoglienza dei profughi afghani. Domani, infatti, i comuni di Mirabella e Clano e Sant'Angelo dei Lombardi apriranno le porte alle vittime dell'Odissea afghana. Mirabella ospiterà una famiglia di 7 profughi, dapprima in un bed and breakfast, successivamente presso un alloggio definitivo. Sant'Angelo accoglierà 2 nuclei familiari, composti da 10 persone, rendendo disponibili 2 appartamenti. L'Irpinia Sensibile è pronta a dare il benvenuto a chi è in difficoltà, il cuore grande, come sottolineato anche dal vicario del prefetto Francaficco, della terra martoriata dal terremoto del 1980, ma anche segnata come Mirabella nel 2002 dalla tragedia dei 5 profughi curdi rinvenuti asfissiati su un tir nell'area di servizio a Mirabella sulla 16. Al telefono il sindaco di Mirabella, Giancarlo Ruggero. Ci stiamo organizzando, nel senso che abbiamo trovato una struttura, un immobile abbastanza grande che si trova a ridosso del centro urbano qui a Mirabella e Clano, che è composto, pensate, da 4 camere da letto, perché queste famiglie sono molto numerose. Infatti la famiglia che arriva domani a Mirabella e Clano è composta da 7 persone. Ci sono 4 donne e 3 maschi. Quindi con un po' di affanno, con un po' di difficoltà, però riusciremo a prestare attenzione a questo popolo che, come tutti sappiamo, sta vivendo momenti di grossa difficoltà. Dopo l'immagine che abbiamo visto alla televisione della settimana scorsa, l'intera amministrazione comunale si è resa disponibile a dare una mano limitatamente a questo problema afghano. Quindi ci siamo subito attrezzati come amministrazione comunale, c'è la collaborazione della Misericordia di Mirabella e Clano e dell'ANPAS, che collaboreranno con il Comune per la gestione successiva di questa famiglia. Mirabella ha proprio questo cuore, il valore della città è questo, dare ospitalità, perché non è questo il primo caso. Abbiamo già dato in passato ospitalità e abbiamo dato aiuto a chi ne aveva bisogno.